Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Sentry, un gioco uscito il 25 di marzo dal prezzo di $19,99. È un tower defense, o in questo caso uno ship defense, perché dovremo difendere la nostra nave dall'attacco alieno. È un first person shooter, quindi combatteremo in prima persona. Lo andiamo a provare insieme, l'avevo provato tempo fa quando è uscito, ma non era ancora in italiano. Ora è in italiano, dicevo in Early Access, e ci resterà per almeno 9-12 mesi, quindi se ne parlerà probabilmente nel 2025. Iniziamo, sovrascriviamo il salvataggio e iniziamo dall'inizio, inizio. La versione 0.5, quindi c'è ancora del lavoro da fare. Abbiamo la panoramica della nave con la nuova missione. La Terra è caduta, sei l'ultima speranza dell'umanità, la tua missione sfugge alla minaccia aliena e ricongiungiti alla flotta. Tutte le navicelle e gli equipaggi civili sono stati arruolati nel programma di difesa Sentry. Il modulo di addestramento lancerà il seguente messaggio. Equipaggiamento assegnato, una P9, una piastra attraente e uno scaricatore termico. Non so cosa siano, comunque vabbè. Salve cittadini, sono un modulo di addestramento SDP. Ok, ci guiderà all'interno di questo tutorial. Attenzione, pattuglia nemica davanti a noi, le navi da sbarco del collettivo impediscono la fuga. Prepararsi all'abordaggio. Andiamo. Gli invasori nemici proveranno a combattere per farsi strada nella nave e distruggere il nucleo. È compito del programma Sentry riuscire a fermarli. Bene, abbiamo loro entrano nel corridoio, quindi schieriamo le nostre forze. La prima volta che ho giocato ho perso, giusto per... Allora, praticamente abbiamo... ok. Possiamo equipaggiare un po' all'attacco. Non abbiamo abilità attive e passive, però abbiamo queste cose. Ok. La grafica è un po' shader, la definirei. Unità Sentry Online. Ok, praticamente qua abbiamo la possibilità di ricaricare le armi. E poi avremo un tot numero di ondate che potrebbero arrivare da là o da qua, quindi potremmo andare a posizionare, quando siamo pronti, le nostre cose. Allora vediamo un attimo, vediamo se posso andare a spawn pods, loading bay, awaiting repair, quindi cambierà anche tutto, staff, ok. Ah, qua possiamo sparare dall'alto e c'è una cura da qui. Quindi da qua arriveranno. Ok, qua non so cosa possiamo fare. La cosa che so è che devo tenere tantissimo a mano i proiettili, perché non sarà facile. Non sarà assolutamente facile. È un single player, per quanto magari possa lasciare pensare che possa essere un multi. E onestamente non saprei come lanciare i... vediamo un attimo. Vediamo se c'è qualche comando, perché ci possiamo anche abbassare. Col pad avremo anche la mira assistita. Riconfigura i comandi. Ok, interagisci, mischia, azione secondaria. Ok. Col tasto destro. Il cavolo, col tasto destro. Vabbè, comunque, enter, affronta la breccia. Stop the convoy. Ok, arrivano, eccoli lì che arrivano. Bisogna ottimizzare il più possibile i colpi. Finché continuano ad arrivare di qua, va bene. Se mi arrivano alle spalle già mi dà un po' più fastidio. Io non sono, l'ho sempre detto, un fan dei Tower Defense. Però in questo caso vederlo magari in prima persona potrebbe farmelo gradire di più. Mannaggia, ho finito le munizioni, devo tornare qui e caricare. Abbiamo proprio inseguito, fortunatamente. Ok, c'è qualcuno ancora? Sì, dove? Perché? Ah, a breve dovremo affrontare un'altra breccia.
Munizioni scarse, dobbiamo ricaricare nuovamente. Carichiamo. Tra l'altro, io vorrei... Ah, sparando a questi li facciamo saltare, ok. Dobbiamo organizzarci bene. Ondata 2 su 3, ok. No, ma io voglio capire come fare a piazzare i miei blocchi. Cioè, ah, ok, eccoli qua. Allora, modalità costruzione, piastra attraente, la possiamo piazzare, qui non puoi costruire, qui, non puoi, qui, magari la mettiamo qui. E qua abbiamo scaricatore termico, che non so cosa sia, ma lo mettiamo qua. E così tecnicamente dovremmo poterli attirare lì. E fargli fare una brutta fine. Qua mettiamo anche questi che probabilmente esploderanno, quindi mettiamo qua e andiamo ad affrontare la breccia. Vediamo se arrivano sempre da qui o arrivano da qua, perché se arrivano da qua tanto vale. No, arrivano ancora da lì. Vediamo come funziona. Non vanno avanti. Ricarica. Mannaggia me. Ricarica. Vedete che quello è arrivato oltre. Hanno già... Che nervoso. Sta cosa delle munizioni è veramente fastidiosa. Fortunatamente... Oh no, quello è entrato. E poi io ho anche una mira veramente penosa. Quelli sono andati via. Però li debilitano veramente. Adesso scusate, ma qua devo prendere un po' di munizioni in giro dai nostri amici, perché... Cosa che non ho fatto prima. Infatti mi sono ritrovato subito senza munizioni. E ho finito ancora le munizioni. Zio. Finito le munizioni. Bene. Stesso epilogo della volta scorsa. Se mi lancio le granate. Ok. Munizioni. Ok, abbiamo affrontato la breccia. Ok. Arrivando da qui. Ma io potrei anche pensare di riciclare questo. Posso ripiazzarlo, sì. Scusate, ma se io ho riciclato questo, riciclo anche questo. Riciclo e lo piazzo qui dove escono loro. E poi gli metto le piastre qua. Tecnicamente riciclo. C'è l'ondata finale, quindi tecnicamente io spero arrivino da qui. Però non lo so. Allora, via questa modalità, solo 5 proiettili e non ho più un colpo. No, un pochino me ne ha dati. Ok, 24 colpi ho in totale. Non credo di avere altro, però posso andare a vedere il piano di sopra se c'è qualcosa. Se sono cumulativi, sì, fantastico. Cosa che non avevo notato le altre volte. Ok. Attiviamo. Speriamo che arrivino ancora da lì. Sì, eccoli lì. Questa è una bella postazione. Me la sono organizzata proprio bene. È un errore stare qui, perché se sono entrati da un'altra porta, ma credo che la breccia sia solo lì. Scusate, devo andare a prendere un po' di munizioni. Sono quasi morto. Devo andare qua e curarmi. Ok. Le munizioni! È tosta questa ondata. Finti i colpi.
Non ci sono colpi. Non ci sono colpi. Devo andare qui. Prenderli da qui. Ok. Dove volevi andare? Ok. Colpi, colpi, colpi. Si capisce molto, ma... Missione compiuta. Ok, ce l'ho fatta. Olè, fantastico. Abbiamo fatto sfuggire 6 nemici. Grado C, quindi carina che abbiamo anche la valutazione e abbiamo le ricompense. Ogni nemico che riesce a scappare rende più difficile la difesa futura di quel sottosistema. Quindi hanno attaccato il corridoio, è andata abbastanza bene. Possiamo riparare spendendo risorse. E vedete che qua in alto abbiamo queste, che sono le provette, che sono altre cose. Queste sono i materiali da costruzione. Poi avremo la mensa, il pozzo, l'elaboratore centrale, scambiatore carburante, locali tecnici e sistema centrale. Posso riparare? No, vado in navigazione e abbiamo un relitto davanti a noi. Ripulisci il relitto, armi, deposito. Una mitraglietta sovrapposta a modalità di funzionamento del selettore per alternare fra colpi rapidi e un fuoco simultaneo a doppia canna. Perfetto, veramente molto 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 carino. Abbiamo pannello della ricerca. L'esplorazione e i combattimenti permettono di ottenere ricerche e materiali. Queste risorse possono essere usate per potenziare l'equipaggiamento. Ancora. Oh, molto bello. Panoramica della nave. A questo punto ripariamo la sta nave, va. Dai. Equipaggiamento. Vedete che abbiamo una nuova arma adesso che possiamo schierare in campo. No? No? Sì. E abbiamo i potenziamenti. Quindi spendendo materiali da costruzione e ricerca possiamo andare a migliorare. Ma non solo, perché anche la pistola possiamo dargli più danni e poi via via salire. Gli schierabili anch'essi sono potenziabili. E credo che la ricerca sia alla fin fine questo, perché altro non credo di avere a disposizione. Abbiamo anche questo, che è il numero di persone che abbiamo a disposizione. Qua abbiamo una pattuglia nemica che va avanti ancora, quindi dovremmo fare molta attenzione perché andando qua loro potrebbero attaccare in un altro punto, infatti attaccano il sistema centrale, quindi in questo caso dovremmo andare a schierarci con delle nuove armi. Sì, posso mettere 2 armi in questo caso e gli schierabili sono sempre quelli, quindi io posso andare all'interno e avremo la solita meccanica a ondate, che in questo caso sono... Un'ondata sola, mi dice. Bellina questa. Ah, posso, vedete, con il tastino che vedete lì vicino al pollice dell'omino, 1 e 2, modalità 1 e 2. Affronta breccia. Questo è il sistema centrale, quindi dovremo prendere un pochino le misure. Comunque dai, iniziamo. Stop the convoy. Modalità 2. È scappato di qua. Mannaggia, è scappato. Beh, bello che avendo 2 armi posso alternare. Mi sta facendo molto male. Però, dato che entrano da questo corridoio, io potrei andare a piazzare anche... non posso. Che palle, sono quasi morto. Salute bassa. Devo trovare. Posso salire? Sì. No, la Q è qua. Ok, devo trovare anche delle munizioni. Intanto però loro stanno entrando, eh. Quindi bisogna... Ah no, ma un po' di colpi ce li ho. Quindi non dovrebbe essere un gran problema. Munizioni, fammele prendere. Che bella pistola. Ok, ci siamo difesi. Non so quante ondate siano questa volta. Ondata 2 su 3, ok, ancora. Anche in questo caso. Ups,
Pagheremo carissimo questo danno che ho fatto. Comunque, il loro ingresso è qui. No? Sì, perché stanno bucando il coso. Allora, andiamo a piazzare questo. Questo. Possiamo metterne 4. Ok, e le piastre. Ok, possiamo andare a salire di sopra, sperando che attacchino da lì, come ho già detto. Dai, l'inizio. Che nervoso. Non... Il mio senso dell'orientamento è veramente scandaloso. Forse di qua, no. Mannaggia, sì, qui. Perché tra poco attaccano e entrano. Qua abbiamo... No. Vabbè, oh ragazzi, attaccano e li aspetteremo qua allora. Perché non mi ricordo come si sale di sopra. Ah, qui, che bravo. È vero, eccoli che arrivano. Le cinghiali attaccano. Munizioni. Bella questa difesa. Sto continuando a riaccumulare munizioni. No, schiera la prossima unità sentry. Ok, avremo un tot di numero di vite massimo, credo, a sto punto, mi viene da pensare. Comunque. Basta. Avete un po' rotto, eh? Ma quante finiscono? Ah, preparare le difese. Ok, dobbiamo andare a curarci. A curarci, che è qui. E vediamo se abbiamo munizioni anche qua. Sì. Ricarica. Ok. Ok, pistola. Bene, siamo pronti? Andiamo. Attacco finale. A una certa scendiamo e prendiamo munizioni. Non so se sia fuggito qualcuno, ma sta andando alla grandissima questa seconda e ultima ondata. Questa terza e ultima ondata. Bene. Colpi ne abbiamo un botto. Spero non arrivi un boss a sto punto. No, sono entrati anche da un'altra parte. Erano entrati anche dall'altra parte, mi stavo distraendo e abbiamo fallito la missione. Peccato. Non era così facile come sembrava, eh. E avendo fallito, che cosa succede? Abbiamo fallito, 22 nemici fuggiti, abbiamo preso 50 ricompense. E praticamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo perso il sistema centrale, immagino. Eh sì.
Che bello, carina questa cosa, perché adesso sono all'interno dello scambiatore carburante, quindi pian piano andiamo avanti e sarà sempre più difficile recuperare la nostra nave. Io mi interrompo qui, Sentry è veramente molto molto carino, sebbene appartenga a un genere che io non apprezzo particolarmente, devo dire che rappresentato in questo modo è anche piuttosto intrigante, e il fatto che non sia multiplayer mi consola molto da un lato, perché... quello che soffro molto su questi tipi di giochi Tower Defense è avere della gente con cui giocare, dover averla per forza, e soprattutto quando la trovi vuole giocare ogni momento, io invece voglio giocare anche ad altro. Quindi molto carina questa cosa, molto carina l'idea. Il prezzo per un Early Access potrebbe essere magari un pochino alto, bisogna vedere quanti contenuti ha. Però, ecco, fatemi sapere anche voi la vostra qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao!